Salve a tutti, siamo qui al quinto anno delle prove di rotazione del progetto europeo Bicool. Quest'oggi, 12 ottobre, stiamo raccogliendo con una trincia appositamente costruita da Nobili per le biomasse il KENAF, il sorgo da biomassa, la Crotalaria juncea. Sono prove appunto di produttività delle colture dedicate alla produzione di biomassa per biocarburanti avanzati o di seconda generazione. Come vedete, questo è il lavoro, diciamo, di trinciatura e andanatura, quindi il prodotto deve ancora essere essiccato, necessiterà una settimana, 10 giorni all'aria aperta, dopodiché sarà pressato e raccolto in rotoballe. Una volta messo nelle rotoballe, è quindi pronto per essere spedito all'impianto o eventuale di trasformazione. Per quanto riguarda le produttività, possiamo dire che il KENAF si attesta intorno alle 15 tonnellate per ettaro di sostanza secca, il sorgo ha raggiunto e superato le 20 tonnellate per ettaro, la crotalaria sulle 10 tonnellate per ettaro. La canapa è appunto un livello intermedio tra la crotalaria e il KENAF, quindi 12-13 tonnellate per ettaro. E per quanto riguarda invece la produzione alimentare, perché questa rotazione prevede appunto colture alimentari in rotazione con colture energetiche, non ci sono state differenze tra le rotazioni con le colture dedicate alla produzione di biomassa per biocarburanti e il controllo. Quindi possiamo dire